Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu. Serata di Coppa al Meucci di Aprilia, dove si sfidano il Buena Onda Aprilia e il Real Stella. Gara di andata degli ottavi di finale di Coppa. Partiti! E allora Buena Onda, Jacobacci, subito Cesari, va dentro, pallone che entra e c'è il vantaggio dello Stella. 1-0 Cesari. Il Real Stella, Chianese, prova ad andare via a sinistra, mette in mezzo, tutto regolare, alla fine il gol di tacco bellissimo di Cesari che firma la sua doppietta personale. 2-0 Stella. Cioè c'è Vinci che anticipa dei giudici. Ora Vinci al tiro, Stoto! Che parata di Stoto! Poi Infanti. Dentro Jacobacci, palla in rete! Accorcia Buena Onda dopo una buona ripartenza. Ottima posizione. Longo. Il tiro Tonini. Poi dei giudici, la respinta ancora. Pallone che arriva a D'Angelo, prova lui, palla in rete. Terza rete del Real Stella, firmata D'Angelo, 3-1. Tonini. Ciuffa, tutto regolare, ciuffa, palla sul palo. Poi dei giudici, il tiro e palla in rete. Gol di Gianluca dei giudici, poi però sbaglia, pressato, e allora Pardo per Catanese prova il diagonale, ancora Cima, poi esterno lungo anticipato da Altobello, Chianese va via, due uomini, Chianese, e poi l'autorete di Cima. Poi però perde palla Real con Buena Onda, dei giudici, prova il tiro, palla sul palo. Infanti. Pallone per dei giudici che tira al volo e prova il gran gol dei giudici. Cima. Pallone per dei giudici, esce Tonini, dei giudici, porta vuota e pallone che viene salvato da Capogrossi. De Filippis per Infanti viene fermato, Chianese parte come un treno e c'è la grande parata di Margari. Appoggia ancora a Cima. Pallone e pallonetto, il gran gol di Cima. 4-3. Tonini per Ciuffa, si gira Ciuffa, palla in rete, trova l'angolino Ciuffa e rimette a più 2 il Real. Calciato da Infanti. Prova il tiro in porta, deviazione di tacco di dei giudici, 5-4. Poi sbaglia però il rinvio Margari, allora Chianese, Margari mette in angolo. Pardo direttamente in porta e palla che si insacca. Sesta marcatura del Real Stella, direttamente da calcio di punizione, Cristian Pardo. Dunque ancora due reti da recuperare per il Buena Onda, ora per occasione dei giudici, salva tutto D'Angelo. Dei giudici. Poi ancora Lorello, l'uscita di Tonini, il pallone rimane lì e Lorello spedisce fuori. Dei giudici, ancora dei giudici, Tonini. Poi pallone che non arriva a dei giudici perché c'è un fallo. Arriva il calcio di rigore. Parte dei giudici, il tiro, palla sul palo. Ricci, dei giudici anticipato da D'Angelo che prova ad andare via. D'Angelo e palla in rete, fa tutto lui e confeziona il 7-4. Pallone per Crepaldi, poi Infanti, controllo Infanti, il tiro e palla in rete, diagonale vincente per Fabrizio Infanti. De Filippis proprio per Ricci, va via Ricci, Infanti, pallone per Ricci, palla in rete, grande azione del Buena Onda, tutta di prima, ha segnato Ricci e Buena Onda di nuovo in scia, 7-6 per Ricci. Infanti mette giù, pallone per Ricci ancora, sinistro grande, diagonale di Ricci, versione bomber, doppietta per lui, 7 pari. Ancora Cesari, Capogrossi, palo di Capogrossi con una staffilata, va in soccorso Ciuffa, Chianese appoggia a Pardo tira lui, palla che entra dopo l'intervento di Margari e torna avanti Real Stella, 8-7. Termina la sfida dunque, riesce a spuntarla il Real Stella, 8-7, dopo una sfida equilibrata. Da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu è tutto, un saluto a tutti gli amici di Mondo Futsal.